Oggi facciamo dei biscotti macramè, ossia con il pizzo. Sarà una cosa un po' particolare. La ricetta invece è sempre quella tradizionale che uso di solito, quindi se volete saltare la preparazione della frolla vi lascio i capitoli direttamente nella barra di scorrimento del video, così potete andare direttamente a vedere la parte che vi interessa. Se invece non conoscete la mia ricetta, continuate a guardare. Scorza del limone, ce ne servirà uno bello profumato e biologico. Iniziamo a mettere in planetaria 125 g di burro a temperatura ambiente, aggiungiamo 100 g di zucchero a velo, la scorza del limone e quindi lavoriamo in planetaria fino a ottenere una crema. Aggiungiamo in planetaria e facciamo partire e cominciamo a sciogliere il nostro burro. Deve diventare una crema. Aggiungiamo un pizzico di sale. Continuiamo a lavorare. A questo punto aggiungiamo un uovo medio e incorporiamo. Aggiungiamo adesso 40 g di amido di mais, a cui andremo ad aggiungere circa 200-210 g di farina 00 e setacciamo tutto insieme. Iniziamo quindi ad aggiungere le nostre farine setacciate, poco per volta, e facciamo lavorare. Giunti a questa consistenza, come vedete è abbastanza solido, ma è morbido, molto plastico, andiamo ad aggiungere le mandorle, 100 g di farina di mandorle, non troppo fine questa farina, lasciatela un po' a pezzettini, non polverizzatela. E quindi lavoriamo con le mani fino a ottenere un panetto omogeneo, però non lavorate troppo. Allora, in pochi secondi otterrete questo panetto. Come vedete è plastico, è abbastanza morbido. Andiamo a rivestirlo di pellicola trasparente e quindi in frigo per 2 ore. Una teglia con carta forno, qua, poi vedremo quanti biscotti usciranno in totale. Allora, mestoli come spessori, questi sono attorno ai 4 mm, quindi sarà questo lo spessore. Utilizzeremo questi per fare lo spessore uniforme della nostra frolla. Infariniamo il banco da lavoro, prendiamo gli spessori, voi se avete il mattarello con gli spessori automatici meglio, e quindi cominciamo a stendere. La spessore, vi ho detto, circa 4 mm. Questa è una pasta che si attacca molto, quindi occhio con la farina, mettetene. Stendiamo così fino allo spessore giusto. Allora, quindi abbiamo steso con lo spessore di 4 mm. Adesso andiamo a depositare sopra il nostro centrino. Vai pure. Ok, depositiamo così il centrino e quindi spolveriamo la polvere di cacao amaro. Poi lo solleveremo. Non vi faccio vedere la ripresa Ma perché non lo si acchiapperemo. schiaccia? Non si schiaccia dopo? Non lo so, vuoi provare a schiacciare? Secondo te lo schiacciamo anche? Boh. Io non lo schiaccerei per non sporcare il mattarello, però dopodiché solleveremo a quattro lembi questo, chiaramente non vi faccio vedere, però delicatamente in modo da non sporcare il disegno. Poi dovremo andare a ricavare le forme e mettere nella teglia. Allora, per le formine utilizzeremo questo, diametro circa 6 centimetri. Quindi dedichiamo adesso la polvere di cacao, la parte più wow. Adesso stacchiamo questo. Ho un po' di paura che si sta. Ok, così. E quindi facciamo scendere la polvere in questo modo. Ok, allora a questo punto adesso in due prendiamo ai quattro lati e solleviamo delicatamente e vediamo come è venuto il disegno. Ed ecco il risultato. Quindi andiamo a ricavare i nostri biscottini e mettiamo nella nostra teglia. Allora, i biscotti stanno venendo così. Poi chiaramente quello che rimane andrà reimpastato e sarà più scuro, non potete andare a riutilizzare quella pasta, quindi gli scarti vanno reimpastati in un altro modo. Intanto puliamo il banco perché anche quello va ripulito tra una forma e l'altra e andiamo a stendere l'altra pasta che è ancora bianca, quindi puliamo il centrino e ricominciamo da capo. Allora, intanto noi utilizziamo l'altro centrino perché ne abbiamo preso due, quindi di nuovo polvere da cacao e come prima. Allora, questo secondo centrino secondo me è più carino, ha il suo perché. Ricaviamo le forme.
Questo è quello che vi faccio vedere. Vedete come si sporca il banco? Quindi se dovete continuare a fare dovete ripulire ogni volta. Invece in questo caso, siccome stiamo usando gli scarti che sono già sporchi, facciamo dei dolci rimpastando la frolla. Quindi verranno un po' variegati in questo caso perché cerchiamo di non lavorarla chiaramente. Allora, il risultato che si ottiene con quelli rilavorati è questo, che è simile al marmo e secondo me non è male. Andiamo in cottura adesso a 160 gradi, calore dal basso e ventilato per 15-16 minuti. Ed eccoli qui all'uscita dal forno. Hanno cotto esattamente 16 minuti perché li volevo belli friabili e il risultato è abbastanza apprezzabile. Poi andremo all'assaggio. Adesso li lasciamo raffreddare, altrimenti si distruggono. Anche quelli con l'impasto di scarto, se vogliamo definirlo così, hanno mantenuto l'effetto marmorizzato che avevo immaginato, quindi molto bene. Ed eccoci qua con i nostri biscotti pronti per l'assaggio. E io assaggerò questo. Mi sta chiamando. Sono friabili, carini. Molto buoni. Provateli.